Dimmi che è appena iniziata, dimmi che è appena iniziata, dimmi che è appena iniziata. Ciao a tutti amici provinci nerd, benvenuti tutti in questo nuovo video. Sono appena entrato in questa breve di su Sideshow, sto giocando a Dominio, sì, non voglio fare del male perché voglio che usano tutti le violazioni dei sistemi EXO, però vabbè. Siamo qui in partita in corso, ne faremo anche un'altra dopo per poi chiudere il video. Allora, siccome sta mappa qua è molto da cecchino, ho messo il Dragunov perché ho sbloccato il Dragunov. Allora, facciamo una premessa. Volevo dirvi subito che volendo bene al gioco questi sono i risultati. Elite! Capito, non so se il concetto è chiaro. In aggiunta a tutto ciò ho trovato su Call of Duty Heroes il pacchetto oro, che è il più raro, che mi ha permesso di ricevere 1000 di Celerium, che equivalgono alle gemme di Clash of Clans, così dal nulla. Quindi bisogna avere culo nei pacchetti anche sulla controparte mobile del gioco. Raga, quando ho sbloccato il cauterizzatore non avete idea di quanto mi sono esaltato, cioè perché l'arma più rara da trovare nel gioco l'ho trovata così, easy. Tra l'altro subito dopo il video che ho fatto quella volta, il pacchetto dopo, che ho trovato l'STG Elite, ho trovato il cauterizzatore recluta, davvero bellissimo, con l'arancione davvero forte, a danno 20, cioè assurdo. Poi ho trovato anche altre armi incredibili, il KF5 Elite Royalty, l'SVO, cioè mi manca solo tra MP40 e l'M19 1911, che sono le armi della seconda guerra mondiale da trovare. Ok, ho fatto la premessa e adesso possiamo iniziare a giocare. Cazzo, non sono riuscito a prendere la bandiera, vabbè. Fatta la premessa del fatto che ho avuto molto culo con i pacchetti, dopo al termine di questa partita figa, sono morto. Al termine di questa partita one shot l'SVO, se non l'avete notato. Al termine di questa partita, ciao bello, spacchettiamo uno dei tre pacchetti che ho accumulato apposta per questo video. Fanculo, mi sto già incazzando. Oggi non sono in vena di rosicare. Allora, quindi ho sbagliato modalità, perché in dominio rosi che basta, perché di solito entrano i team che chiamano soltanto le dilazioni dei sistemi. Ciao bello. Io vabbè, non sono fortissimo col cecchino, ma non faccio neanche schifo, diciamo. Allora, ha lanciato una bomba, quello lì. Stavo dicendo che, fatta quella premessa, devo aggiornarvi sulle cose che avevo già anticipato nel precedente video. Ovvero, Games Week e torneo 1 contro 1, ok? Partiamo da cosa? Dal torneo 1 contro 1, andando quindi in ordine cronologico, perché ci sarà prima il torneo 1 contro 1 che il Games Week. Perché il torneo 1 contro 1, purtroppo le iscrizioni sono già terminate, penso. Voi provate a contattarmi lo stesso, magari il posto lo riesco a trovare, perché ho deciso di farlo in 8 giocatori, eliminazione diretta, quindi 3 mappe, perché si parte direttamente ai quarti, hitmarker, perché ovviamente era attraverso il wall, across the wall. E quindi ci sono già 8 iscrizioni, del mio clan ci sono solo un giocatore, perché ho deciso di lasciare molto spazio a coloro che volevano partecipare al di fuori del mio clan. Figa, figa, figa! Ho messo questa qui come secondaria, che sarebbe una primaria, mettendo risposta eccessiva ovviamente. E allora, a me piaceva andare qua però, piaceva andare qua. Oh, ma andate a fare in culo, grazie. Voglio andare in quello spawn là, non voglio stare in sto spawn. Che palle. È molto meglio stare di là per cecchinare. Allora, se riesco a parlare, vi prometto che lo faccio, eh. Oh, giovedì 22, dalle ore 16. Il nemico prende bravo. Dalle ore 16 alle ore 18, immagino, si svolgerà questo torneo 1 contro 1. Ok? Le regole quali sono, più o meno? Mi sto incazzando! Quali sono più o meno le regole? Adesso ve le dico un attimo, guardate un po' di pazienza. Porco Diaz, che due coglioni! Quando non li vedo mi sparano, mi fanno proprio girare il cazzo. Sì, va bene, andate a fare in culo, va. Minchia, Dominio è la modalità più stronza del mondo su sto gioco. Ma che porcate, oh. Che porcate. Ma muori, merda. Che scarsi, sia io che lui in questa circostanza. Allora,
Giovedì 22, dalle ore 16 alle 18 si fa le tre mappe, torneo 1 contro 1, eliminazione diretta, che mi auguro di registrare. No, io veramente mi sto innervosendo, raga. Vabbè, le regole ve le dico dopo, passiamo un attimo al Games Week, al discorso Games Week. Porca di quella troia, mi sto incazzando. Puttana bastarda. Dio di quel dio. Allora, calma, perché proprio... Certo non è. Ma dai, ma mi sono rotto i coglioni anche, porco Diaz! Che cazzo è? Minchia, due coglioni! Porca troia, mi fate giocare o no? Madonna, oh! Io ovviamente non è che vado con le armi user friendly, no? Con le armi più skillate. Che palle! Quando devo fare un video in cui devo esprimere delle cose, ovviamente. Che due palle! Allora, manteniamo sta cazzo di calma e andiamo qua e ammazziamo sto stronzo qua. Per esempio, giriamoci e ammazziamo le merde. Sì, vabbè, hitmarker, vaffanculo, va. Vaffanculo, tutti cecchini sta cazzo di mappa poi. Vabbè, finiamo la partita, raga, non ho voglia adesso di parlare. Allora. Conquistiamo Alfa. Porca di quella troia. Due coglioni, oh. Sentex, pronta. Sì, vabbè, non l'ho preso. No, non l'ho preso. Hola. Cazzo, in due! No, io lo spacco sto controller, madonna. E vaffanculo. Vai a fare in culo, figlio di troia. Che palle, oh. Ottimo senso. Sì, scollegati. Fai la solita sceneggiata di merda. Ogni volta che faccio un video si deve scollegare il controller. Porco Diaz. Che poi iniziare un video a parete in corso proprio da stronzi, che mi gasava un po' la mappa perché volevo usare il cecchino. Vabbè, allora, le regole le dico dopo. Games Week, venerdì 23. Ci troviamo alle ore 14 dentro il Games Week, o anche magari io penso di arrivare alle 11. Chi vuol venire prima alle 11, bene. Chi vuol venire dopo, amen. Alle ore 14 ci troviamo lì per mangiare un attimo due cose, una bancherella che vi informerò appunto del metodo in cui decido di informarvi, ovvero attraverso un gruppo Facebook che creerò adesso, aprendo sto pacchetto mentre sono incazzato, e tanto non troverò niente, perché sono incazzato. Addirittura recupero il profilo. È lì! Ah, 45 litri ci sta. Vabbè, buono. No, boh, parlamento. Boh, fate quel cazzo che volete con le mappe. Stavo dicendo, alle ore 14 ci troviamo al Games Week. I dettagli, ovviamente non so in quale cazzo di posto mangerò e mangeremo. Quindi i dettagli ve li darò su Facebook. I modi per contattarmi, per trovarvi insieme a me, che ho visto che c'è un bel po' di gente interessata. Speriamo di essere in tanti venerdì e forse anche sabato, adesso vi spiegherò perché. È Chop Shop. No. Vabbè. Ve li dirò appunto sul gruppo Facebook chiamato Raduno degli Ercocervi. Era troppo banale e scontato chiamarlo Raduno Games Week Mondo PN 2015. Quindi Raduno degli Ercocervi. Lì avrete tutte le informazioni, è un gruppo aperto, quindi potete vedere anche se non richiedete l'iscrizione al gruppo, però se volete info e cose dovete ovviamente richiedere l'iscrizione, oppure contattatemi sul mio profilo privato Facebook che trovate in descrizione. Comunque in questi due modi possiamo trovarci al Game Switch. Si vede lì direttamente alle 14, si fa tutto il giorno, poi lì, in quel giorno lì ovviamente deciderò se ovviamente il cautelizzatore... L'ho sbloccato. Non avete idea di quanto mi sono gasato quando l'ho sbloccato. È una botta di culo incredibile, eh? E stavo dicendo che non è overpower star, ma è sempre skill based, perché è molto, ha una cadenza di fuoco davvero limitata. Alle ore 14, cioè in quel giorno lì, stabilirò. Porco Diaz, mi sto già incazzando. Porca troia. No, raga. Allora, finché si usano le armi facili da usare, uno può anche parlare e giocare. Quando... Proseguiamo nel discorso. Proseguiamo. Madonna, che palle. Proseguiamo. Muori, headshot bitch. Allora, 14 ci troviamo lì. Nel giorno. Figa, scorra un nemico. No. Mi sto nervosendo all'inverosimile. Comunque. Alle ore. Ancora sta alle ore. Non c'è nessuno alle ore. Al termine della giornata del Games Week.
magari se stiamo lì, non lo so, stiamo un attimo lì a caso, al termine della giornata stabilirò se ne vale la pena tornare anche sabato, in base a quanta roba non ho ancora provato, in pratica. Cioè, avete visto? Stavo sparando al robottino, cioè, non sto capendo un cazzo. E la cosa mi mette un nervoso che non avete idea. Speriamo di non essere così nervosi nel torneo contro uno, perché voglio spaccare il culo. al termine della giornata stabilirò se vale la pena venire anche sabato, e quindi tutti coloro che magari vengono, e anche soprattutto in base anche a quanti di voi verrebbero solamente sabato, che vogliono venire con me a provare le cose, stabilirò se anche sabato sarò presente. Affanculo. No, io veramente non posso hitmarkare da un metro con un'arma che ha 20 di danno. Io mi incazzo. Quindi, sabato 24 è in forse, in base a quanto offre Games Week, però The Division, Homefront Revolution, saranno giochi interessanti. Oh, Collateral! Pro Gaming! Pro Gaming, guardateli quei due lì come sono morti. Oh, là. Oh, adesso possiamo iniziare a giocare, mi sono gasato. E comunque queste sono le informazioni. Per quanto riguarda le regole del torneo 1 contro 1, vabbè, tanto a parte ve le dirò nel video direttamente e nel giorno 22 direttamente. Però generalmente non ci si potranno usare a meno che l'avversario ve le conceda perché vuol fare il fenomeno. Olè, bella kill questa. Non si potranno usare le versioni modificate delle armi. Oh, numeri! Le versioni modificate delle armi non si potranno usare, salvo appunto che l'avversario ve le faccia concedere. Saranno sulle mappe base le partite. Porca troia, quello lì era camperato. Le partite saranno sulle mappe base. E boh, se arriva radar attivo, ovviamente. Se arriva o a 20 o a 30, adesso lo stabilirò. Comunque tutte le regole le troverete, come anche tutti i gironi, li troverete sulla pagina Facebook. Gironi ovviamente casuali. Registrerò anche quando metterò. Porca troia, i colpi della strega! Sapete cosa sono? Ve l'ho già detto probabilmente. Sì, quando te pensi di essere già dietro il muro, quindi al riparo, in realtà ti ammazzano perché c'è il lag compensation. Vabbè. Vabbè, hitmarchiamo! Minchia, mi andate di culo, ho fatto il quickscope che l'ho colpito, hitmarca, giustamente. Allora, tutti, queste sono le regole generali del torneo. Poi i dettagli specifici con anche i gironi, che comunque ho detto che registrerò, li metterò. Non posso hitmarcare con quest'arma, 20 di danno, cazzo. Minchia, prima che la sbloccassi, quando la raccoglievo per terra, killava chiunque. Qua iniziano a farmi innervosire con ste cazzo di ravvedere l'interfaccia. Mi sto incazzando, basta, avete rotto i coglioni. Figa troia. E allora hitmark. E hitmark ancora. Hitmark ancora. Per chi non lo sapesse, questa arma qua è anche automatica, perché se tengo premuto, ovviamente spara a raffica, ok? Però ovviamente non puoi correre, non puoi fare movimenti exo, quindi sei un bersaglio facile. Quindi non è per un cazzo automatica quest'arma, in pratica. A meno che ti trovi davanti 50 nemici che decidi di tenere l'RT premuto, e allora ok. Se no, col cazzo che è automatica. Ma non è che voglio fare polemica, è giusto così, eh? Dai, ma premia sta cazzo di mossa che ho fatto! Premia la figa! Ma che palle, no, hitmark, sì. Non l'ho neanche preso secondo la sua visuale. No, ma io veramente, io veramente. Io veramente. E muori, merda. Minchia, si è tenuto la gola, cazzo, talmente l'ho preso bene. Abbiamo perso A. Perdiamo Charlie. Vabbè, adesso userò il cauterizzatore singolo, eh. Sono già rotto i coglioni per le limitazioni, perché ho il cecchino. Quindi, avete domande su queste cose, fatele nei commenti, perché a Games Week speriamo di essere un buon numero. Abbiamo voglia di provare i giochi The Division, Fallout, Tomb Raider, le esclusive PS4, vedere se c'è la PlayStation 4 a 150 euro. Insomma, ci sarà tanta roba da vedere. Ci troviamo alle ore 14, ripeto, alle ore 14 ci troviamo al Games Week. Cambiato colore all'arma. E sabato è in dubbio, ok? È sul forse. Altro da dire, sinceramente, a livello logistico e organizzativo non mi viene in mente. A livello di bestemmie sì, però. A livello di bestemmie sì.
Eh sì, cazzo. Perché se mi sparano il missile appena inizio la partita, veramente. Comunque, sono già rotto i coglioni, no, di usare che ho utilizzato. Vedete, mi fa soltanto bestemmiare, anche se ho fatto qualche buona mossa. Non è facile usare quest'arma, cioè, a parte che i marchi, non si sa perché. Ah, è amica questa. Cioè, non si sa perché si marca con quest'arma qua. Cioè, guarda! No, no, allora. Ok, mettiamo... Non c'è una classe con lanciarazzi nelle predefinite. Oh, eccola qua. E io ho messo il lanciarazzi e han tolto la... Cioè, mi tocca usare quest'arma qua. No, cambia arma, madonna. No, raga, sto gameplay qua è malato perché giustamente parlare e dire cose importanti non è facile. E marchiamo con... Quest'arma cosa serve se hitmarka, non si sa. Arriva un approvvigionamento nemico. Vabbè. Ovviamente io metto la contromisura al warbird e il warbird va via. Va bene, hitmarka, hitmarka. Allora, quando mancano 2 minuti metto le armi elite che ho trovato nei pacchetti, così le potete vedere, perché l'STG e il KF5 royalty o leggenda, dite quel che volete, fa gasare effettivamente. Ehi, assist, va bene. Oh, figa. Ma che cazzo? Non ci credo. Ma dove cazzo era? No, gli sono andato sotto. No, ma veramente. Ma veramente, ma succedono ste cose. Va bene, sono un pollo di merda. Quanto sto facendo? 17 in negativo. No, no, raga, io vado... Pure in negativo, c'è pure la beffa. Porco Diaz. Staccato l'audio, benissimo. È partito l'audio, è ufficiale. Morite, merda. No, 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 non ci credo. Non ci credo. Oh, se è partito l'audio anche dal video, io veramente... Boh. Vendo la console, tipo. Però veramente, quando si registra il video, se non usi le armi che ti dicono loro per registrare il video, in cui ti puoi anche un attimo distrarre, succedono queste cose. Oh, spegni il controller. Spegniamo sto controller, perché sta console non funziona. Un attimo di rage e la console non funziona. Anziché darti una mano e dirti, ti prendo per mano e ti portiamo un attimo a... Dai, ma collegati! Controller di merda! No, ma veramente, basta, non se ne può più, non se ne può più! Riavviata la console, per la seconda volta in live riavvio la console. Perché il controller ovviamente deve decidere di... Ah, non ve l'ho detto, mi si è rotto il caricabatterie, cioè quando è attaccato il caricabatterie devo metterlo in una posizione particolare in cui si può caricare e quindi non posso giocare mentre si carica il controller. Cioè, vabbè. Accendiamo la luce che magari mi porterà un po' di speranza, perché cioè, mi sto proprio incazzando io, mi sto proprio incazzando. Non faccio mai più un live, cioè non voglio più fare live in cui uso armi non facili da usare. Al massimo che ne so... Basta, mi sono rotto i coglioni, a parte che adesso faremo clown. Cioè, su Advanced Warfare live così non ne voglio più fare, perché mi sono rotto proprio i coglioni. Cioè, mi devo sempre incazzare, perché quando non sono in live faccio delle partite incredibili. Ascend, farò uno spawn con KF5 Royalty. No, è STG leggenda, che è l'unica arma leggenda che ho, non so neanche quali altre armi hanno una versione leggenda, se volete dimelo nei commenti. Cautelizzatore e Dragunov, cioè l'SVO. 4 spawn per poi uscire, spacchettare, salutarvi e niente, ok? Questo è quello che intendo fare per finire il video. Partirei con questa, il KSG, ovvero la K47 tedesca. Allora, ovviamente... altri rifornimenti, buona. Tra l'altro Ho l'impressione che alla fine sta partita qua la finisco, perché è già oltre la metà. Anche perché se non mi ammazzano è ovvio che la finisco. È ovvio che se dico che non mi ammazzano, mi ammazzano. Questo è ovvio. Questo è ovvio. Questo è ovvio.
Vabbè, questo ho avuto l'UAV, quindi sono costretto a spawnare di nuovo col KSG. No, non col KSG, con l'STG, cazzo, quanti nomi di armi devo memorizzare. Il KSG è il fucile a pompa di Modern. Ma dove cazzo sono andati? Vabbè, giustamente sono morto. Allora, ok, ho fatto soltanto lo spawn dell'STG perché poi mi ha dato un errore di connessione, che è strano. Comunque ho trovato un lancio di rifornimenti, mi mancano i tre spawn e li facciamo adesso in drift probabilmente. Allora, io direi di partire col KF5, che dovete ancora vedere, la versione Royalty che però non gli ho ancora sbloccato il fuoco rapido, che secondo me è molto utile da mettere in questa versione. Allora, lì, cazzo, ho rischiato di morire subito. Inseguiamo questo qua. Non vale, non vale, non vale. Il colpo della strega non vale in questa condizione dello spawn. Questo vale. Rubiamogli l'arma giusto per il gusto di farlo. Aspetta, ce n'è uno qua. Ma vedete, senza fuoco rapido è ingiocabile in pratica questo KF5 Royalty. Col fuoco rapido l'ho provato nel precedente Prestige ed è molto meglio in pratica. Allora, doppia. UAV alleato online. Dai, ma non posso essere sempre così pronti ad ammazzare la gente, sti qua. Che palle. No, aspetta, aspetta. Non ho fatto in tempo, fighe. Dove cazzo è? Sotto veramente. Cazzo giocano sti qua. Oh, wow, headshot bitch. Lancio di approvvigionamenti. UAV alleato online. Vabbè, colpo della strega. Soltanto colpi della strega, sempre questo stronzo qua che c'ha pure l'emblema di Black Ops 3. Ma vaffanculo, va. Allora, adesso facciamo lo spawn col cauterizzatore, poi con l'SVO e poi chiudiamo. Chiudiamo con l'SVO così come ho iniziato. Morto. Lancio di approvvigionamenti. Mettiamola sta cazzo di. Non vale, non vale, non vale. Non vale. Se decido io, non è che. Non vale. Fanno incazzare le morti del genere. Cioè, che ti one shot. Oh! Figa, tre colpi! Ma dov'è che è sto qua? Edge. Non vale, non vale. Ultimo spawn. Ho fatto altre 2 o 3 vite col cauterizzatore perché mi stavo incazzando. Però mi sono incazzato in vano, ovviamente. Questo qui è l'ultimo spawn del video. Olè, sitmarca. Quindi ultimo spawn. Oh cazzo, arriva la valanga. Vediamo la next gen, signori. La valanga sta scendendo e lui ovviamente ci va lì e muore probabilmente perché. Infatti è morto, grande. Complimenti. Sanno anche i sassi che ci sono le valanghe in sta mappa. Ok, esco quindi l'ultimo spawn. Preso. Io ho paura che. UAV alleato Ah, in ok. sorvolo. Figa, mi sembrava. Preso. UAV alleato online. Marker, ovviamente. Vabbè, siamo morti. Sempre, sempre sto figlio di Troia. Oh! Ma adesso gli chiedo un 1v1, sto qua. No, mettiamo un punto di domanda. Comunque, meno male che il cauterizzatore era overpowered, eh. Mamma mia, è l'arma che fa più bestemmiare. Ma che cazzo è sta roba? Ma vaffanculo. Comunque, io il consiglio che vi do per trovare le armi. Io le ho trovate tutte tranne l'MP40 e l'M1911, no? Quindi il consiglio che. Cioè, per trovare altre armi, quello che ho fatto è in pratica voler bene al gioco. Giocavo con piacere al gioco e il gioco mi ha premiato facendomi trovare quasi tutte le armi. Adesso, siccome gli ho bestemmiato contro il gioco, non troverò niente. Questa qui è la prova. Allora, apriamo il lancio di rifornimenti base. Non troverò niente, inutile che speriamo. Infatti, il Pytech è molto utile, mi hanno detto. Oh, Madonna, l'arsenale. Mamma mia, l'incubo di Advanced Warfare. Devi liberare l'arsenale. Ma che palle.
palle. Non trovo niente perché ho voluto male al gioco. E quindi guanti addirittura, cioè, robe da pazzi. Quello avanzato non troverò davvero un cazzo. Elite! Elite! La maglia clown, mamma mia, bellissima. Non vedevo l'ora di beccare la maglia clown. E questo esoscheletro qua, senza senso proprio. La maglia clown, la maglia clown. Cioè, ma sì, ma era ovvio che non trovo un cazzo perché mi sono incazzato. Cioè, voi se vi incazzate contro il gioco non vi dà niente. Se invece giocate con piacere, accettate di essere massacrati così, allora potrete trovare robe che non siano una presa per il culo come questo esoscheletro. Bene, il video termina qui. Come vi ho detto, non voglio più portare video del genere live in cui mi incazzo da solo e basta nel multigiocatore, a meno che me li richiedete espressamente. Ci si vede al Games Week, al torneo 1 contro 1 e al prossimo video, che è forse domenica, che è forse una serie che è bella, che deve tornare da tanto tempo. Se faccio in tempo a portarla, perché non è detto, purtroppo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per tutte le domande e chiarimenti scrivete nei commenti. E al prossimo video e buon game su Call of Duty Advanced Warfare. E niente, ciao a tutti. E addirittura mi sono messo a cazzeggiare facendo l'ultima kill senza mirare.